aspettare. Sofarm ha pensato anche a questo. Nel bracciolo della poltrona avrai un kit di ricarica USB dove potrai ricaricarlo in tutta comodità. E sì, le poltrone Sofarm sono davvero speciali. Se il volume della TV che va bene per te disturba tutti gli altri, l'impianto audio incorporato nella poltrona accentua i suoni solo nell'area desiderata, senza creare disagio agli abitanti della casa e a tutto il vicinato. I suoni e la musica ti avvolgeranno in un fantastico effetto cinema. Trasforma il tuo soggiorno sulla poltrona Sofarm in un vero e proprio trattamento di benessere. Distensione e relax sono assicurati con il sistema Vibro, con doppio telecomando che ti dona il benessere di un massaggio riattivante. L'opzione massaggio Shiatsu agirà da trattamento riequilibrante, agevolando il flusso energetico e la circolazione sanguigna. Sofarm, nel corso degli anni, ha conquistato un pubblico sempre più vasto grazie al connubio tra stile e innovazione. Le nostre poltrone sono interamente realizzate in Italia, con lavorazione artigianale. Ricerca e innovazione sono le caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono. Potrai personalizzare la tua poltrona secondo i tuoi gusti scegliendo tra una vasta gamma di tessuti e colori. Pelle, microfibra, tessuto antimacchia che consente di rimuovere velocemente qualsiasi traccia di sporco dalla tua poltrona, senza fatica. Tutti i nostri modelli sono sottoposti costantemente a test e controlli che ne verificano qualità, sicurezza e durata nel tempo. Poltrone Sofarm, tecnologia e innovazione al servizio del tuo benessere. Chiama ora! Acquista oggi la poltrona Berger all'incredibile prezzo di 209 euro. Inoltre, se decidi di approfittare della straordinaria offerta Easy Life, riceverai una poltrona elettrica Berger e uno smartphone in omaggio. In più, Sofarm premia il tuo acquisto regalandoti un TV LED di ultimissima generazione, pagando con comodissime rate da 19 euro al mese. E lasciati conquistare dalla collezione Help Life. Con l'acquisto della poltrona Pandora riceverai in omaggio Titanium, uno dei migliori materassi del momento, realizzato con materiali innovativi e di ultimissima generazione. Approfitta della straordinaria offerta. Con il cordiale supporto dei nostri consulenti potrai letteralmente realizzare la poltrona dei tuoi sogni, come se fosse un vero vestito su misura. Le poltrone Sofarm sono le uniche dotate di una straordinaria caratteristica, i braccioli completamente rimovibili. Le normali poltrone non passano attraverso le porte standard. Sofarm ha sostituito i tradizionali braccioli estraibili con i fianchi completamente rimovibili. L'intera fiancata della poltrona può essere rimossa con facilità, per poter passare attraverso spazi ristretti, porte molto piccole e perfino in ascensore. Tutto con un semplice gesto. Se vuoi sedere a tavola senza rinunciare al comfort, puoi farlo. Modifica l'altezza della poltrona secondo le tue esigenze, grazie all'alzata in parallelo che la rende adattabile a qualunque superficie. Lo schienale delle poltrone Sofarm può essere inclinato fino a 160 gradi. Anche il passaggio dalla poltrona al letto risulterà facilitato. E non finisce qui, perché Sofarm premia il tuo acquisto con un fantastico smartphone di ultima generazione, indispensabile e semplicissimo da usare, in omaggio! Lo smartphone di Sofarm è davvero semplicissimo da usare. È sufficiente avvicinarlo alla poltrona perché agganci il Bluetooth e il gioco è fatto! L'app progettata da Sofarm consente inoltre di utilizzare il cellulare come un vero e proprio telecomando per variare le posizioni della poltrona, anche a distanza. E non avrai bisogno di cercare una presa. La tua poltrona sarà sempre efficiente grazie alle batterie a litio ricaricabili. Sei in sovrappeso? La meccanica rinforzata che permette di sollevare fino a 250 kg potrà sostenere il tuo peso senza problemi e senza creare inutili sovraccarichi della schiena e delle articolazioni. All'interno del bracciolo troverai il tavolino estraibile e ruotabile fino a 180 gradi, che potrai utilizzare per leggere, pranzare, bere una tisana, per poi riporlo con facilità quando non ti serve più. E che dire del comodissimo vano portaoggetti, per riporre i tuoi occhiali, una rivista o qualunque cosa da tenere a portata di mano. Guarda, guarda, su questa poltrona c'è il mio nome. Sofarm personalizza fino in fondo la tua poltrona perché tu possa dire: questa è la mia poltrona. E sì, le poltrone Sofarm sono davvero speciali. Vi ricordo tutte le nostre novità.
L'app progettata per te che attraverso un semplice clic sullo smartphone in omaggio invia due chiamate o messaggi impostati per le emergenze. Impianto audio incorporato che si adatta a qualunque televisore, anche quelli più vecchi. Il microfono incorporato che consente di usare il viva voce. Non avrai più bisogno di alzarti per ricaricare il tuo cellulare. Nel bracciolo della poltrona avrai un kit di ricarica USB dove potrai ricaricarlo in tutta comodità. Puoi concederti queste meravigliose opportunità anche se hai una vecchia poltrona o se ne hai appena acquistata una. Avete acquistato una poltrona relax che non è di Sofarm e vorreste comunque approfittare di queste splendide novità? Sofarm vi viene incontro, dandovi ben due opportunità. Potrete permutare la vostra vecchia poltrona, oppure installare e configurare l'app su qualsiasi poltrona. Vuoi scoprire come? Chiama ora! Un incaricato Sofarm ti darà tutte le spiegazioni che ti occorrono per trasformare la tua poltrona in una fonte di benessere e tranquillità. Oggi più di ieri, con la fantastica novità della poltrona salva la vita. Sofarm fornisce anche un'assistenza tecnica su tutte le poltrone. Chi poteva pensarci se non Sofarm? Sofarm, una seduta di benessere. Ma quante volte è successo a chi assiste un parente anziano di vivere in uno stato di costante preoccupazione? Con la poltrona Pandora di Sofarm avrai la certezza di essere avvisato in caso sia necessario il tuo intervento. Nello smartphone è installata un'applicazione progettata da Sofarm, scaricabile anche gratuitamente dal Play Store, che ti consente con un semplice clic sul pulsante SOS di inviare un messaggio preimpostato a due numeri di telefono a scelta o di chiamare rapidamente per chiedere aiuto in caso di necessità. Proprio vero, cari amici, la poltrona Pandora può salvare la vita. Avrete a disposizione uno strumento indispensabile per la vostra serenità. L'app, progettata da Sofarm, a cui si accede attraverso lo smartphone in dotazione, farà vivere serenamente sia chi siede sulla poltrona che i suoi familiari. Sì, è proprio vero! La poltrona Pandora può salvare la vita. Ma quante ne inventa Sofarm con queste sue poltrone per farmi stare bene? Sofarm. Oggi più di ieri con la fantastica novità della poltrona salva la vita. Sofarm, una seduta di benessere. Chiama ora. Acquista oggi la poltrona Berger all'incredibile prezzo di 209 euro. Inoltre, se decidi di approfittare della straordinaria offerta Easy Life, riceverai una poltrona elettrica Berger e uno smartphone in omaggio. In più, Sofarm premia il tuo acquisto regalandoti un TV LED di ultimissima generazione, pagando con comodissime rate da 19 euro al mese. E lasciati conquistare dalla collezione Help Life. Con l'acquisto della poltrona Pandora riceverai in omaggio Titanium, uno dei migliori materassi del momento, realizzato con materiali innovativi e di ultimissima generazione. Approfitta della straordinaria offerta. Sofarm oggi è qui con te per proporti i suoi fantastici e nuovissimi modelli di poltrone relax della collezione Help Life: Iris, Artemide, Gaia e Pandora, la poltrona che ti salva la vita. Con le poltrone Sofarm potrai sperimentare una condizione di totale comodità per leggere, guardare la TV o semplicemente per distenderti o riposare. Sei in sovrappeso? La meccanica rinforzata che permette di sollevare fino a 250 kg potrà sostenere il tuo peso senza problemi e senza creare inutili sovraccarichi della schiena e delle articolazioni. All'interno del bracciolo troverai il tavolino estraibile e ruotabile fino a 180 gradi, che potrai utilizzare per leggere, pranzare, bere una tisana, per poi riporlo con facilità quando non ti serve più. E che dire del comodissimo vano portaoggetti, per riporre i tuoi occhiali, una rivista o qualunque cosa da tenere a portata di mano. Le normali poltrone non passano attraverso le porte standard. Sofarm ha sostituito i tradizionali braccioli estraibili con i fianchi completamente rimovibili. L'intera fiancata della poltrona può essere rimossa con facilità per poter passare attraverso spazi ristretti, porte molto piccole e perfino in ascensore. Tutto con un semplice gesto. Se vuoi sedere a tavola senza rinunciare al comfort, puoi farlo. Modifica l'altezza della poltrona secondo le tue esigenze.
grazie all'alzata in parallelo che la rende adattabile a qualunque superficie. Lo schienale delle poltrone Sofarm può essere inclinato fino a 160 gradi. Anche il passaggio dalla poltrona al letto risulterà facilitato. E non finisce qui, perché Sofarm premia il tuo acquisto con un fantastico smartphone di ultima generazione, indispensabile e semplicissimo da usare. In omaggio! Lo smartphone di Sofarm è davvero semplicissimo da usare. È sufficiente avvicinarlo alla poltrona perché agganci il Bluetooth e il gioco è fatto. L'app progettata da Sofarm consente inoltre di utilizzare il cellulare come un vero e proprio telecomando per variare le posizioni della poltrona, anche a distanza. Se il volume della TV che va bene per te disturba tutti gli altri, l'impianto audio incorporato nella poltrona accentua i suoni solo nell'area desiderata, senza creare disagio agli abitanti della casa e a tutto il vicinato. I suoni e la musica ti avvolgeranno in un fantastico effetto cinema. Oggi più di ieri, con la fantastica novità della poltrona Salva la Vita. Sofarm. Una seduta di benessere. Ma quante ne inventa Sofarm con queste sue poltrone per farmi stare bene. Sofarm. Faccio d'angolo, batte di Balar, quattissima, Bonucci rovesciata, è stato un quasi autogol. Ronaldo ha dovuto solo spingere e devo dire era lì nell'area piccola. Allora ve lo faccio vedere, l'onda intanto, l'onda mondo play. Allora ve lo devo far vedere perché effettivamente è un gollonzo di carambola. Allora c'è però il destro finale è bello pulito. Luca, c'è stato un pasticcio, poi però il destro allora, è pulito. Allora guardate, il calcio d'angolo è qui, molto bravo Bonucci che con una mezza si è messo a piangere. Eh beh, è giusto, sei commosso, è un classico. Beh, questo comunque un minuto che entrerà in storia, il primo e Pompino ha un momento di commozione profonda. Gian libera l'area di rigore, pesca dritto nei piedi di una scossa con un stop incredibile. Accende Brucian, dalla Emre che si stacco, dalla Ronaldo che ci pensa lui, sinistro di Ronaldo! Questo è un gol vero, questo è un gol a Ronaldo, ordine dillo! Come Gabigol! Ha detto che faceva gol in contropiede o no? Beh, certo! Il maestro ordine a va bene, onda, onda, mondo, flex! Cesare! Allora, vi facciamo vedere il gol, un'azione ben impostata da Douglas Costa, la palla qui avanza, il tocco in velocità verso Cristiano Ronaldo, il quale entra in area e sulla bozza di uscita del portiere è bravissimo in diagonale a mettere la palla in rete. Duncan allarga sulla sinistra, viene Ferrari tocca per Di Francesco punta quadrato, Di Francesco deve
Bene, rimbalza, deve dare palla indietro, adesso c'è il cross, un buon cross, gol del Sassuolo, Babacar, clamoroso, gol del Sassuolo, minuto e mezzo. Allora, intanto, mentre attenti, c'è un tentativo di colpire con una testata da parte di Douglas Costa, giocatore del Sassuolo. Però lo deve mandare via. Tecnicamente sarebbe un rosso, che invece si deve fare sotto! Buono, Furini. Faccio d'angolo, batte di Balar, quattissimo, Bonucci rovesciata, Cristiano ha segnato lui. Vieni qua, vieni qua. Di Romando. Vediamo cosa è successo. È stato un quasi autogol. Ronaldo ha dovuto solo spingere. E devo dire, era lì nell'area piccola. Allora, ve lo faccio vedere. L'onda intanto. L'onda Mondoplex. Allora, ve lo devo far vedere perché effettivamente è un gollonzo di carambola. Allora, c'è. No, però il destro finale è bello pulito. C'è stato un pasticcio, poi però il destro allora, è pulito. Allora, guardate, il calcio d'angolo è qui. Molto bravo Bonucci che con una mezza. Dai! Ah, si è messo piano. Beh, giusto, si è commosso. Black and white, bianco contro nero, il venerdì significa ovviamente introdurre quella che è la partita del fine settimana. E che partita, perché si va al San Paolo domenica sera, ovviamente siamo presi nel mezzo tra andata e ritorno dell'Atletico Madrid, la squadra è tornata ad allenarsi, ricordiamolo, da mercoledì, Ronaldo da giovedì, oggi ci sono dei segnali dalla continassa per quanto riguarda insomma quello che è in testa Massimiliano Allegri, c'è sia la parte tecnica, c'è la parte ovviamente anche psicologica, che fa parte anche di quello che portate come contributo voi da casa, tanti a guardare l'aspetto di calcio, tanti a capire invece quale momento e cosa sta succedendo, come la Juve pensa di preparare il ritorno di Champions League, a che punto è il campionato, è finito, non è finito, lo facciamo finire domenica, insomma il menù è veramente ampio, darò spazio e daremo spazio anche a voi a casa, i contatti li trovate ovviamente qui sotto dal numero di telefono, solo un paio magari di infortunati, ma tante mail, tanti sms, tanti ospiti, Simone Nasso cioè, di nuovo con noi, ciao Simone. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buona serata a te, ben ritrovato, hai ripreso colorito dopo Madrid? Sì, più o meno. Inquadramelo bene che guardo da sì, un po' di colorito. L'ha preso Guglielmo Perino. Ben tornato Guglielmo, ma tu sei un'icona del venerdì. Meno male che riesca ad essere almeno un'icona. Allora, da casa vi invito a completare questa frase via mail. Inquadrate Guglielmo, di chi verde si veste. Prende la peste. No, vedrai che da casa la completeranno alla grande. Abbiamo anche il terzo graditissimo ospite dall'altra parte del mondo, come dico io, visto che qua abbiamo le luci del giorno e di là abbiamo le stelle, sempre sullo stadio, Daniel Pisani. Ciao Daniel. Ciao Luca, buonasera a tutti. Io sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima, non solo perché sono quello in panchina, come giustamente dici tu, ma anche perché riguarda un po' i destini bianconeri incrociati tra Daniel, Napoli. Ho notato una particolarità, che oggi sei sponsorizzato. Sì? Sì, beh, vedo un tango. Ah, ok, sì. Quello qualche legame col passato non bisogna mai negarlo. È un legame di buon auspicio con questo pallone d'epoca?
Direi proprio di sì, direi che questo pallone ci riporta agli anni meravigliosi del ciclo trapattoniano. 4 finali di fila, di cui 3 vinte, quindi se non sia di buon auspicio questo, non so cosa possa esserlo. A partire da, cronologicamente, la trasferta di Napoli. Alza il ditino, Guglielmo. Perché... No, anche perché hai parlato al di là del mondo. Combinazione, c'è uno spettatore che ci segue di un grosso club in provincia di Messina, vi ho promesso. Lo salutiamo, come si chiama di nome? Si chiama Antonio Amoroso. Antonio Amoroso. Antonio, ciao Antonio. Santa Lucia del Mela in provincia di Messina. Grande club quello di Santa Lucia sì, del Mela. Esatto, difatti anche lui ha sempre avuto grossi personaggi e abbiamo creato un rapporto di amicizia a livello Facebook. Ah, di conseguenza mi sono modernato, me l'ha insegnato Daniel Pisani dall'altra parte del mondo. Sai che però hai toccato un tasto, Simone sì. Ovviamente è più rampante, più giovane sui social, ovviamente ha da insegnarci a tutti noi, hai toccato Facebook. In settimana invece di Facebook si è parlato molto invece di Instagram e Twitter, perché Massimiliano Allegri, che aveva i due profili ufficiali su questi due social network, è improvvisamente sparito, scientemente, e si è aperto anche un piccolo giallo a questo proposito. Tu che interpretazione poi hai dato, Simone, detto che sul web si è letto di tutto e di più? Esatto, appunto, si è letto di tutto e di più, le nostre sono semplici ipotesi. Certo, sparito da Instagram, Twitter, da un momento all'altro, il pensiero va ovviamente a tutti i commenti negativi, e non sto parlando di critiche, ma di veri e propri insulti ricevuti nei giorni passati, dopo l'Atletico, dopo il Bologna. Minacce, a questo riferisco. Esatto, esatto. Essere. Perché le critiche alla fine ci possono anche stare, fanno parte del gioco, ma non bisogna mai più superare quello che è il limite. Secondo Tutto Sport sarebbe anche stato svelato, non ufficialmente ma ufficiosamente, il motivo di questa decisione da parte del mister. Però prima di leggere questo passaggio, poi ce lo lasciamo un attimo alle spalle, perché abbiamo da parlare ovviamente di un appuntamento che incombe, come quello che è la gara tra la prima e la seconda classificata della Serie A. Volevo anche sentire Daniel a questo proposito, che idea ti sei fatto? Ma guarda, alla fine la mia idea è che ormai viviamo due vite parallele, storie di vite parallele, scriveva Plutarco, ed è proprio così. Io credo che quello che ha detto il mister Allegri sia da prendere ovviamente come risposta migliore, cioè vale a dire motivi personali. La vita vera non è sui social ma è altrove. Naturalmente dal punto di vista umano, dal punto di vista educativo, sono vicino al mister, perché certe cose chiaramente non si possono vedere. Poi se vogliamo discutere invece sul piano tecnico, sul piano di che cosa sia meglio per la nostra Juve, ne possiamo discutere, però dal punto di vista umano massima vicinanza e solidarietà nei confronti del mister. Nella vita bisogna imparare a ricordare che l'educazione sta bene ovunque. Certo che nulla ci interessa di più in questo momento che la parte tecnica, sia per questa trasferta comunque particolare, no? Perché c'è il Napoli, perché si ritrovano i tifosi anche della Juventus a San Paolo dopo 5 anni di assenza, perché c'è tutto esaurito, perché è una gara tra prima e seconda, perché Insigne ha detto proveremo a minare le certezze della Juventus, e perché Chiellini altrettanto ha detto dovremo provare a chiudere la pratica. È un Napoli di Juve diverso comunque dagli altri anni, Simone? Senza ombra di dubbio, siamo stati abituati a dei Napoli-Juve decisivi per lo scudetto, per il tricolore. Quello di domenica sera è tutt'altro che decisivo, lo sappiamo. Però è comunque un Napoli-Juve molto importante, perché in questo momento il Napoli è il miglior avversario che possiamo incontrare in vista della Champions League. Perché dobbiamo giocare. Non a caso, secondo me, a parer mio, Juventus-Napoli dell'andata è stata una delle partite meglio giocate della Juventus in questo campionato. Beh, sì, ha ragione il ragazzino. Non è che c'ha 15 anni. Non lo so, ma rispetto a me. Ha scritto anche dei libri, lo sai. Caspita. Tu li hai scritti i libri? No, li ho presentati. Ecco, quindi al di là di ciò, tutto sommato ha ragione. Io aggiungerei anche quella contro il Manchester, è stata una bella partita della Juventus, poi abbiamo perso. Ma di sicuro ha detto un concetto molto importante, interessante, che bisogna giocare, ma bisogna giocare come deve giocare la Juventus, come lo chiede sempre Allegri. Io ho notato queste partite, le ultime, molto
Già anche la scorsa settimana, se ti ricordi, direttore, ho detto è proprio alla camomilla, proprio con una sufficienza, non so se è una questione di testa o di gambe. Ho cercato di carpire, di studiare la motivazione, secondo me, di entrambi. Due cose sommate assieme hanno reso la Juventus in quel modo lì, sia un po' di gambe, preparazione, ripresa della rapidità, della velocità e di testa. Però posso, scusami, sì, nel senso che poi ci si dipana e divide sempre anche tra questa questione, ma è una questione atletica, è una questione tecnica, ci aggiungo la terza componente, è una questione di testa, come dicevi tu. Ci voglio mettere anche un attimo il discorso dell'avversario, scusa se ti ho interrotto, Daniel. No, per carità. Cioè, è davvero l'Atletico l'avversario che mette più in evidenza o ha messo più in evidenza i nostri difetti, oppure, e sto un po' più dalla parte di quello che mi sembrava stesse dicendo Guglielmo, cioè ci abbiamo messo tanto del nostro? Ma io ritengo che ci abbiamo messo molto del nostro. Ultimamente, secondo me, viene a mancare nella squadra un po' di autostima e soprattutto anche un po' di testa, quindi sicuramente vedo lo stesso concetto che stava esprimendo l'amico Guglielmo, quello che tu hai ribadito. Io mi permetto di avere la malizia del dubbio. Questa sfida col Napoli, come ha detto giustamente Simone, perché c'è una tesi e un'antitesi, è una partita che può servire per ritrovare lo stato di forma in vista dell'Atletico, oppure è una scocciatura in vista dell'Atletico? Direi che a un certo punto il guado non è mai stato forse così ravvicinato tra questi due aspetti, perché sotto alcuni profili io vedo anche tanti tifosi che pregano quasi mister Allegri, per esempio, di non schierare Ronaldo per paura di un Napoli ricaduto. O con l'Atletico Madrid? No, ovviamente con il Napoli, questa è la palissiana. Mentre da altre parti c'è chi sostiene che sia necessario far giocare l'11 titolare, come sottolineava Simone poc'anzi, proprio per poter provare a vedere quanto la Juve sia in progresso rispetto a quel non gioco che, in tutta sincerità, abbiamo potuto vedere domenica scorsa nel match positivo solo per il risultato del Dallara al Bologna. Mentre, tienimi questa camera qui che avevi in regia, sei fantastico, Gianni in regia ci ha portato qui dall'altra parte del mondo, Daniel Pisani alle vostre spalle, guardate che bello l'effetto. Regista sempre attento, Gianni Ricci, grazie. Chi di verde si veste? Visto che in redazione nessuno è stato capace di completare quest'opera, è stato bravissimo Antonio Dall'Elba, perché la frase si completa così: della sua beltà troppo si fida, questo è il detto. Quindi Guglielmo, non fare tanto il narcisista, che hai beccato due gol a Madrid, adesso ci devi dire come farne tre. No, ma come fai? Farne tre devi giocare determinato, come sa giocare, come abbiamo giocato a Madrid. Senza prendere neanche uno. Se neanche uno, è chiaro, no? Per a Madrid l'abbiamo preso, ma non lo meritavamo, al di là di ciò. Quindi devi giocare così, devi giocare con... Cioè, sai che non ho capito niente? Non hai capito niente? Cioè, non ho capito il messaggio che vuoi dare. Il messaggio che voglio dare è di giocare determinati, avendo raggiunto quella preparazione, quella rapidità, velocità e intelligenza calcistica, di non fare il gioco dell'Atletico, di fare in modo che l'Atletico venga a romperci, cosa che non fa, ma retra tutto, e noi abbiamo preso palle tutte in contropiede, nonché poi le punizioni dal limite o il gol che è venuto proprio per questi motivi. Questo è, quindi devi essere determinato e giocare con intelligenza tattica e poi con spirito volenteroso di voler vincere a tutti i costi. Ecco, solo Simone, Allegri si è fidato troppo della nostra beltà, cioè si è specchiato a un certo punto, ha pensato: beh, abbiamo perso una partita in tutto l'anno, questa è la verità. Se siamo quelli che abbiamo fatto vedere, è sufficiente per la gara di andata tenere un po' la museruola all'Atletico. E può essere stato anche un difetto non aver cercato qualcosa di diverso in un contesto molto diverso. Penso proprio di sì, nel senso che il gioco dell'Atletico è un gioco che ormai conosciamo tutti, è lo stesso da anni. È una squadra che si difende ma che fa un pressing quasi esasperato a volte, e noi siamo andati in difficoltà. Sembrava quasi, appunto, la sensazione di difendere un risultato
che stava andando a buon fine fino al 75esimo, 70esimo, poi siamo crollati ovviamente ed è andata come è andata e alla fine ovviamente il modo di impostare la partita si è rivelato errato. Adesso servirà un'impresa. Secondo l'amico Andrea Cian ci dice: non credete che il vero valore aggiunto contro l'Atletico Madrid possa essere qualora recuperato Douglas Costa, Daniel? Peccato manchi Quadrado. Comunque, per completare la frase, dico: di chi verde si veste, nel campo verde vinceste. Questa è una versione molto, molto, diciamo, edulcorata. Bravo. A proposito di verde, la Juve perse con la maglia verde nel 2015, bene, proprio contro l'Atletico Madrid, ma a Madrid con il gol di Arda Turan. Il fattore Douglas Costa, siamo aggrappati al suo recupero, Daniel? Siamo per la fase offensiva, ovviamente. Siamo aggrappati al suo recupero, ma direi che siamo aggrappati soprattutto da una questione mentale, perché l'abbiamo visto con lo stesso Cristiano Ronaldo, un solo giocatore, per quanto bravo possa essere, non può scardinare un collettivo così ben organizzato come l'Atletico. Abbiamo parlato prima giustamente di Allegri, io direi che Allegri in questi ultimi mesi ha perso un pochettino di sicurezza a partire dalle dichiarazioni. Lui parte da settembre dove dice il primo obiettivo è la Champions, arriva dopo il sorteggio con l'Atletico, comincia a ribadire come gli anni passati che la Champions è un optional, arriva dopo la sconfitta di Madrid dove non dico che metta le mani avanti perché lui ha dichiarato possiamo recuperare, abbiamo perso solo il primo tempo, però dove comincia a dire che questa partita, e ha ragione da quel punto di vista lì, vale una semifinale, in semifinale arriveranno solamente in quattro, non possono arrivare in otto, quindi mi sembra davvero un Allegri che si stia ridimensionando. Sul piano invece squisitamente diciamo organizzativo, non tecnico, perché di tecnico qui c'è soltanto una persona ed è Guglielmo, ecco, quindi lascio a lui questi aspetti. Io dico soltanto che da dicembre noi sappiamo come si gioca l'Atletico, abbiamo detto più volte, soprattutto con te Luca, anche a telecamere spente, sì, che per giocare bene contro l'Atletico devi verticalizzare, e qui mi collego a Douglas Costa, che forse è uno dei pochi giocatori che possa creare superiorità numerica saltando l'uomo. E dico, a un certo punto, perché non organizzare la squadra in maniera diversa? Altra contraddizione di Allegri, concludo. Lui dichiara, prima della partita con l'Atletico, noi dobbiamo andare a Madrid per segnare almeno un gol. Si è capito palesemente, fino al 70esimo, che la Juve era andata lì per cercare di limitare i danni e per raccomandare l'anima al Signore di fare 0-0. Allora, io devo dire che questo primo blocco dice molto del momento di chi ha a che fare con la Juventus, che sia giornalista, che sia tifoso, che sia un opinionista, che sia un simpatizzante. Noi abbiamo giocato a Bologna, abbiamo vinto, andiamo a Napoli domenica nella gara che, guardando il calendario ad agosto, sarebbe stata presumibilmente la partita dell'anno, e abbiamo passato un blocco intero a parlare della Champions. Secondo me è molto sintomatico, è difficile per uno juventino oggi riuscire a declinare tutto un ragionamento concentrato sul campionato. Nel secondo blocco proveremo a farlo, perché poi tanto gli amici da casa ci riportano sulla Champions. Chi di verde si veste, martedì farà feste. Comunque The Original era il primo, della propria beltà troppo si fida, questo dice il proverbio. Roberto da Torino, grazie, pubblicità veloce. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo: Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat, Alfa, Lancia e Jeep in pronta consegna. Questo mese gli sconti sono davvero pazzeschi, pensate fino a 7.000 euro di sconto sulle autovetture nuove. Se cercate invece delle alternative alle autovetture nuove, l'Autofrancia ha messo a vostra disposizione oltre 400 autovetture d'occasione aziendale chilometri zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero, Autofrancia vi fa lo sconto rottamazione fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. E c'è un'offerta questo mese veramente da non perdere, perché Autofrancia ha messo a vostra disposizione 5 Fiat tipo 5 porte, 1.400, 16 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi parliamo della versione più accessoriata in assoluto della Fiat tipo, avete il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17, il bracciolo, avete veramente tutto, nuova chilometro zero, non state sognando, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione.
Quindi non mi resta che darvi l'appuntamento qui da noi, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi ricordo che siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Consultate il nostro sito www.autofrancia.it e veniteci a trovare qui da noi in Corso Francia 341. Vi aspettiamo! Con quale atteggiamento a Napoli è la domanda in questa prima parte di diretta. Intanto Kevin a Torino segnala anche, è girata in giornata la notizia del possibile scioglimento autonomo, cioè per decisione propria dei gruppi organizzati in Curva Sud. Ci sarebbe, da indiscrezioni in cui sono venuto in possesso io, un incontro questa sera tra gli esponenti principali dei gruppi per prendere una decisione in merito. C'è discordia tra i gruppi, quindi io non giornalisticamente devo dire che non mi aspetto qualcosa di concreto davvero nelle prossime ore. Detto questo, però, c'è un comunicato nel frattempo da parte di alcuni gruppi, ce lo riferisce anche Kevin. La tifoseria comunica che continuerà il proprio sciopero anche in occasione di Juventus Atletico Madrid. Secondo Kevin, a sto punto, con una tifoseria simile ci meritiamo di uscire e che la società non acquisti più le stelle mondiali. Siamo la peggior tifoseria d'Italia, punto. Però non è che possa rimetterci tutti, e non penso che voglia rimetterci la Juve. Ma che cosa hanno le tifoserie? Cosa hanno che si lamenta? Cosa hanno? Non lo sai, sono settimane che la tifoseria organizzata non tifa. C'è lo sciopero del tifo allo stadio nei confronti della squadra. È stata a casa, no? Quello è andata lì. Vi organizzate per essere tifosi e andare lì a incitare e vi lamentate sempre. Ma scusatemi, io non lo so, io vengo dalla Juve degli anni 50, allora gridavamo tutti, strada facendo si sono formati questi club, quel pochi club che io ho conosciuto, da quello di Perruquet agli altri, dove c'era, e non mi ricordo neanche più, la Maria, come si chiamava, non lo so più, del modo, erano organizzati e tifavano, venivano soddisfatti, interpellavano la dirigenza, quelli. Però il mondo è cambiato, è tutto molto più complesso. Di certo, però, è un tema importante per quanto riguarda ovviamente uno spaccato non tra i più felici, proprio anche perché la squadra ha bisogno di sentire lo stadio. Ma se non ci sarà l'effetto stadio Juve Atletico, quando ci sarà l'effetto stadio? Juve Atalanta la penultima, non ci interessa. Simone, ti chiedo un attimo stand by perché ho un messaggio per Guglielmo, ma soprattutto per Daniel, sono citati direttamente da questo nostro telespettatore. Volevo dire ai professorini o professoroni che si ostinano a difendere l'indifendibile, come Perino e Pisani, che all'andata ne dovevamo prendere 6. Ma io l'ho detto, che non meritavamo di prendere 6. No, prenderne 6 no, abbiamo messo nelle cose. No, io non sono d'accordo, però ti giro la critica. Ma giramela. La giro anche a Daniel, che fa il finto tonto. Ma l'ho detto prima, la partita l'avete vista, l'avete letta, al di là che potevano farne 3 o 4, ma vi date una spiegazione del perché? Solo perché c'è Allegri in panchina ha sbagliato che cosa? Ha sbagliato che noi eravamo dimessi, eravamo con la testa, non lo so, ci siamo lasciati abbindolare, non abbiamo avuto una reazione rispetto a come giocava l'Atletico, che ci aspettava e ci aggrediva, come ha detto Simone, in pressing. Noi siamo andati come alla camomilla e loro tutto in contropiede. È giusto quello che ha detto Daniel, che bisogna avere giocatori che saltano l'uomo, da Cancelo, Douglas Costa, che dribblano e che ti mettono in difficoltà. Critici di Allegri dicono ma non li, quando li ha non li mette. Daniel, do il diritto di replica anche a te, poi ho una mail che voglio invece girare all'occhio tecnico di Simone Nasso, prego. Puoi anche incassare in silenzio, secondo me. No, ma ci mancherebbe, è giusto che la gente critichi, che esprima il proprio giudizio, ma non mi pare di essere stato molto tenero nei confronti di mister Allegri per quanto riguarda la gara con l'Atletico. Ho detto anzi che non ha mai verticalizzato, che ha scelto una formazione difensiva, non ha giocato una partita difensiva, insomma alla fin fine ha giocato una partita che, perdonatemi il termine, molto leggero, ma penso di sicura efficacia, che non è stata né carne né pesce. Quindi secondo me Allegri, se dovessi esprimere un giudizio, visto che mi ha definito professore o professorino, mi sta benissimo, non darei più di 4 in quella partita. Faccio notare all'amico a casa che effettivamente, però, perché può sembrare anche con un'accezione negativa, professorino, eccetera, Daniel Pisani è un professore davvero, e quindi anche con l'accezione positiva gli hai fatto anche un complimento, perché insomma lui insegna, quindi insegna Juve?
mi piacerebbe molto. Allora, prima della nuova make che invece volevo girare a Simone Nasso, eccola, secondo Tutto Sport, la versione reale della decisione di Allegri di togliere i profili sarebbe stata svelata e, io lo leggo testuale, si è semplicemente stufato. Questa è la spiegazione, fate attenzione perché adesso vi dico una cosa. Questa è la spiegazione che ha dato Allegri non solo al giornalista di riferimento ma anche alla Juventus, perché la Juventus ha, che viene contattata e viene, alla quale viene chiesto come ufficio stampa, come comunicazione, cosa può essere successo, la Juventus ha chiesto, prima di dare delle risposte, ha chiesto ad Allegri. E di fatto nulla di diverso da questo, mi sono stufato, è emerso. Non voglio andare oltre, poi ovviamente se ci saranno retroscena, ma secondo me non ci sono retroscena, c'è semplicemente Massimiliano Allegri che domani alle 12 parla, è la prima domanda che gli faranno quella, e lui, e ascolteremo la risposta, perché magari invece scopriremo qualcosa di più concreto. Antonio da Quarto d'Altino, spero di non sbagliare la pronuncia, provincia di Venezia, per il 12 marzo ci vorrà una squadra corta e veloce, se tutti corrono meno, se tutti corrono meno corrono, come dire, se siamo ben organizzati si corre meglio. Vecchia regola dello sport collettivo e del calcio, avanti con fiducia, forza Juve fino in fondo e Allegri dia la scossa, squadra corta e veloce, cosa significa? Tradotto in uomini? Significa giocare in maniera simile a come ha giocato l'Atletico Madrid forse all'andata. E come io penso giochi anche al ritorno, cioè io non mi aspetto un Atletico che si chiuderà tutti 10 nella loro tre quarti, sarà un Atletico che giocherà esattamente come all'andata, che farà di nuovo un pressing elevato e che ci metterà in difficoltà, proprio per questo serviranno appunto i cosiddetti passaggi corti, le verticalizzazioni che sono totalmente mancate all'andata e anche a volte giocare un po' di prima, abbiamo i giocatori per giocare il pallone di prima e all'andata non è mai capitato. Dimmi i primi tre nomi che ti vengono in mente se pensi a una Juve corta e veloce. Allora, veloce lo so che adesso mi viene in mente Pjanic come velocità di pensiero, però non come velocità ovviamente di gambe. Da casa ti replicheranno. Poi? Ovviamente Juve veloce mi viene in mente i contropiedisti tipo Douglas Costa e poi ovviamente Cristiano Ronaldo, però dal punto di vista della finalizzazione, anche in questo caso parliamo di velocità di pensiero. Buonasera, non trovate strano, Guglielmo, o quantomeno inconsueto, ci chiede Gennaro da Roma, che un allenatore non riguardi mai le partite della propria squadra e che non guardi mai quelle dell'avversario? Almeno così è dichiarato Allegri. Luca, tu che sei un tattico, poi mi chiede, non credi che dovremmo cambiare a giocare 4-4-2? Ti rispondo dopo. Prima chiedo a Guglielmo se questa moda di riguardare le partite è solo una moda moderna, oppure se Allegri... magari, come si dice in gergo, trolla. Magari dice io non le guardo, non c'è bisogno, e poi magari le guarda. Ma non è vero, è chiaro che le guardano. Ma guarda! Figuratevi se non guardano, ma è chiaro che lui si atteggia un po' così per non essere sempre condiscendente a tutto quanto i tifosi pretendono. Lui vuol dimostrare sicurezza, ma figuratevi se non le guarda. C'è lì il mio ex lì calciatore che ha fatto venire la Juventus, Dolcetti, di Trino, quindi era ragazzino, è venuto a giocare qui, che fa il tecnico. Figuratevi se non le guarda, è quello che fa gli schemi in campo in funzione degli avversari. Quindi era già al Milan in primavera, poi era con lui, e ora è lì. Ma chiaro che le guarda, Poi può anche guardarle con una certa distacco, sufficienza, ma... state pur certi che le analizzano tutti i mister, e il mister, anche se non c'è la squadra avversaria per televisione, e anche come è successo a me in Serie C, andavo a vedere le squadre avversarie da un'altra parte la domenica prima, state pur certi che fa parte dell'organizzazione tecnica di una squadra, di una società. E allora, ci sono anche le ultimissime della Continassa, ve le riporto così come le recita Tutto Juve, allenamento tecnico e tattico, domani alle 12 come abbiamo citato parlerà Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo verso una maglia da titolare, a centrocampo si rivedrà Pjanic, l'unico vero ballottaggio, perché secondo le indiscrezioni riportate dai colleghi, la Juve gioca in formazione tipo, sarebbe quella nella posizione di mezzo destro tra Emre Can e Rodrigo Bentancur. In questo momento Rodrigo, che io ho sempre considerato, visto, sottolineato più di una volta sempre da questi studi, quando non lo conoscevate ancora,
io ho avuto la fortuna di osservarlo, è un momento di stanca, lo vedo stanco mentalmente anche nelle gambe, quindi Emre Can è chiaro, forse è meno tecnico, meno raffinato oserei sì. dire, un po' più grezzo, però è di sostanza e forse in quel contesto anche con Allan eccetera lì in mezzo ci penserà Matuidi, ma anche qualcuno in più su Zelischi eccetera pur giocando a zona ci va uno di quello stampo. Sarò scontato, ci scrive Andrea, ma contro una squadra ossessionata dalla fase difensiva come l'Atletico serve un super Cristiano Ronaldo, va bene la tattica, ok l'intelligenza in campo, ma in queste partite così delicate serve il vero fuoriclasse, la qualificazione passerà per lui aiutato da un contesto più attento e pronto caratterialmente. Daniel, però io volevo parlare, l'avevo detto, proviamoci per un blocco a parlare di Napoli-Juve. Vedete che ogni messaggio che arriva ci riporta all'Atletico. Tu che significato dai a questa partita e che test può essere per noi il Napoli di Ancelotti, che non è il Napoli di Sarri, in vista poi di quello che dobbiamo preparare per il martedì successivo? Difficile darti una risposta, Luca, non è diplomazia, un po' perché è stato lo stesso Ancelotti che anziché caricare questa partita l'ha completamente scaricata, non dico alzando e sventolando bandiera bianca, ma riconoscendo, come era giusto che facesse, la superiorità della Juve, dichiarando in modo implicito che il campionato comunque dovesse andare, questa sfida è praticamente chiuso. Detto ciò però... difficile dire se questa partita, come dicevo prima, possa effettivamente essere un test o deve essere una partita in cui la Juve deve, tra virgolette, proteggersi, deve salvaguardare i suoi campioni e deve cercare di portare a casa non tanto il risultato, non tanto la prestazione, ma portare a casa la pelle, nel senso di non accumulare infortuni, lasciare passare, per così dire, la tempesta. A Napoli si dice ogni luogo è un porto, per poter ritornare a Torino sana e salva e preparare in santa pace, senza più la pressione di questa partita che secondo me deve essere più interpretata forse come una scocciatura, l'Atletico, senza appunto più pensare a questo che sulla carta è un big match, ma forse guardando in profondità e non soltanto in superficie è un graffito di altri tempi, di altri campionati dove la sfida era sicuramente più sentita. Ah, io non so se sia riduttivo o una sintesi tanto banale magari quanto reale. Gioacchino da Napoli ci scrive: scusate, ma con l'Atletico la Juve ha giocato come gioca con l'Inter, come gioca con il Milan, con la Sampdoria, col Frosinone, col Genoa, con la Lazio, con la Roma, solo che le squadre europee sono più forti, semplice, più forti di questi avversari. Come dire, la Juventus è stata la solita Juve a Madrid, è cambiato totalmente il tenore di chi avevi di fronte. Può essere vero? Nì, nel senso, secondo me contro alcune squadre assolutamente no. Mi veniva in mente la Lazio. Con la Lazio abbiamo giocato esattamente come contro l'Atletico Madrid. Però l'avversario di un'altra portata alla fine l'abbiamo vinta. No, ma sì, veniamo rocambolesco. Esatto. No, ma scusatemi, come abbiamo subito i due gol, ma ce l'avete presenti? Ma secondo voi l'Atletico... sperava in funzione di quel due calci di punizione, che cos'erano, un corner, che noi fossimo così imbambolati da poter andare per terra, far finta di aver subito un fallo e lasciare Godin lì da solo, Ronaldo gli gira la schiena invece di andare sulla palla di petto? Ma pensavate che il Real Madrid pensasse l'Atletico? L'Atletico. Sono situazioni che in ogni partita di calcio capitano. Ci è capitato a noi, come ci è capitato a Madrid a subire quel fallo di Benatia e abbiamo dovuto subire il rigore. Sono situazioni, non dico improvvise, ma a volte proprio perché ti manca quello spirito combattivo, quell'attenzione. Ma sti corner lì, ma possibile che non riusciamo né a prenderli di testa? Nessuno salta, lasciamo sempre il compito a chi ci sta dietro, ma non si fa così, ecco dove manchiamo di testa. Ma la squadra non è compatta, dai. No, non manchiamo di testa, ecco perché. Di testa, però scusa, questa squadra è stata preparata da quest'estate al discorso Champions, non puoi mancare di testa. Ma è preparata, però...
partita dopo partita, i calciatori in funzione di una ripresa di preparazione cambia, cioè si deve arrivare ad avere agilità, rapidità e velocità. Evidentemente è in una fase transitoria, per cui ci sono trovati ad avere, come ho detto, imballati i muscoli, non corsa sciolta, difficoltosa, giocatori fuori condizione fisica e mentale. Questo è, ma figuratevi i gol che abbiamo preso, ma guardateli bene, sono proprio disattenzioni. Pubblicità, pubblicità, perché mi fanno cenno, giustamente se andate lunghi, il concetto di Guglielmo è passato dritto dritto, è molto chiaro e netto, ne fa una questione di solidarietà tra giocatori e probabilmente anche di concentrazione. Io non so come possa mancare la concentrazione a Madrid in una squadra che, insomma, non credo che per il livello possa essere una squadra che gli tremano le gambe per il contesto, no? Quindi andiamo in pausa, tiriamo un respiro. Giuseppe ci ha scritto via mail, ma vedo che ci ha scritto anche Mauro, Fabio, Giovanni, Davide, Roberto, quelle sono le via mail, poi apro anche gli sms di nuovo tra poco. Gira, 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 scegli l'autowash. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta. Moro! Non solo pizzoccheri della Valtellina, ma anche paste con grano saraceno. Un piacere nuovo in cucina. La pasta con grano saraceno ti mantiene in linea con meno carboidrati e più fibre naturali, con tante ricette diverse. Penne, fusilli e fidelin, una gustosa novità in tutti i supermercati e iper della tua città. L'atteggiamento giusto per un X2, dai, voglio stare largo, a Napoli, quale può essere, Simone? Giocare, e provare a mettere in scena... Cioè, te di giocare aperti con Napoli. Provare a mettere in scena la partita che vogliamo fare fra 11 giorni contro l'Atletico Madrid. È l'unico modo, a parer mio. Dobbiamo uscire, tra virgolette, da questo tunnel, perché finita Bologna-Juventus, tutti quanti abbiamo detto, se si giocasse domani con l'Atletico saremmo fuori. Me l'ha detto anche Allegri. L'ha detto anche Allegri, esatto. Abbiamo bisogno di una piccola iniezione di positività, quindi per questo io dico col Napoli è importante. Non dobbiamo assolutamente cadere in una prestazione scadente come contro l'Atletico Madrid o come contro il Bologna. Sapete cos'è importante? È importante la preparazione della partita dell'ultima settimana prima di trovare l'Udinese. Quello è importante, quella settimana lì. Quella settimana lì c'è l'Udinese. C'è l'Udinese, ma quella settimana prima della partita con l'Udinese, prima di trovare l'Atletico, è importante come si svolgerà il lavoro in quella settimana. Quello è determinante. La partita di Napoli di sicuro ha un effetto suo, quindi penso che la Juventus anche si senta un po', anche vista la partita stessa, un po' pronta e desiderosa di far bella figura e di far risultato. Quindi l'X2 ci può stare e sarà più difficile l'uno, perché la Juve penso che voglia darsi una bella svegliata ed è lì che è determinante. La svegliata mentale, la determinazione, la cattiveria. Non abbiamo cattiveria, ma sapete quelli dell'Atletico? Sembrano assatanati, come è stato il Bologna contro di noi quel lunedì. Diventano assatanati, ma perché risaltano in questo contesto? Perché noi siamo rilassati. E se fosse assatanato anche il Napoli, da Paderno Dugnano, alle porte di Milano, Paolo ci scrive a Napoli con la primavera. Faranno gioco duro e rischiamo infortuni. Daniel, a te la parola. Ma io credo sempre nella lealtà dello sport, quindi di conseguenza spero e mi auguro che non sia così. Io comunque mi riallaccio a quello che ha detto Guglielmo, condivido perfettamente la sua idea, perché la Juve nella sua storia, nella sua essenza, nel suo DNA
è una zebra, ma dovremmo dire forse una tigre, che quando è ferita, quando è in difficoltà, riesce sempre a dare il meglio. Dicevamo prima che cosa mettere in atto in vista anche della preparazione. Io direi l'intensità per 90 minuti, perché purtroppo le stagioni antecedenti, e in un certo senso sono le grandezze e i limiti di Allegri nello stesso tempo. Noi abbiamo giocato due grandissime partite nel ritorno con il Bayern e con il Real Madrid, andando a quasi recuperare dei risultati che era impensabile che si potessero recuperare. Il problema è quasi, e il quasi ed è stato determinato dal fatto che non abbiamo avuto intensità per 90 minuti. Col Bayern, quando potevamo chiuderla definitivamente, ci siamo disuniti, è uscito Morata, quel cambio mi ha ancora, come potremmo dire, non mi fa ancora riposare serenamente la notte con l'ingresso di Zaza, e ci siamo disuniti, è arrivato il 2-1 e poi abbiamo cominciato a chiuderci troppo. Idem invece con Real Madrid, è stato un altro tipo di partita. Quella è stata la partita che io ho definito della follia, e la partita della follia un po' come nel 1982 Italia-Brasile, tu, è il mio modestissimo parere, la devi lasciare andare, non devi essere tattico, ok? Quindi intensità per 90 minuti. Il problema qual è? E chiudo qui. Che mentre nel campionato italiano l'episodio può non fare la differenza perché è il tempo per recuperare, in Europa l'episodio l'abbiamo visto, come sottolineava Guglielmo, con i due gol anche un po' fortunosi dell'Atletico, ma meritati, voglio sottolineare, ma meritati, i due episodi ti mandano a casa con un passivo estremamente pesante. Alberto Da Lucca provoca. Io ho un sogno, Allegri all'Inter. Lì con una rosa inferiore verrà finalmente svelato il bluff, Allegri all'Inter per punirli, perché lo meritano da sempre per sempre. La prende veramente come una provocazione, sicuramente, però declinandolo poi a livello calcistico, immagino che Alberto non sia proprio un grande fan del mister. Immagino di no, immagino anch'io. Però io dico sempre una cosa, vorrò poi vedere in futuro quando capiterà che un allenatore vincerà gli stessi titoli vinti da Allegri. Sì. Quanti anni passeranno? Sì. Non lo sto difendendo, ovviamente, non è questione di difesa, è semplicemente questione di vedere anche dei dati oggettivi, oltre alle critiche che in questo momento ci stanno e sono più che legittime. Sì, le critiche hai ragione, Simone, ma la realtà è questa. Ti darebbe più fastidio, Guglielmo, Conte all'Inter o Allegri all'Inter? Conte all'Inter. Conte ti darebbe più fastidio. Perché lo vedi più con la maglia della Juve, no, lo vedo, essendo stato anche giocatore magari della Juve. Lo vedo anche perché, non confondiamoci, lo vedo più sanguigno, ecco, forse lui riesce a trasmettere, tutto sommato non è che rispetto ad Allegri è più sanguigno, Allegri è più razionale, invece lui è sanguigno, la diversità di gioco sta in questi termini, quelli di Conte evidentemente aveva una preparazione per dare sempre continuità, andiamo avanti, corriamo, quindi, però non era un gioco sfavillante come tutti pensano o vogliono sottolineare. Anche noi abbiamo vinto delle partite su delle azioni individuali, su Goya di Del Piero, su punizione, insomma anche lì bisogna essere un po' più equilibrati nei giudizi e leggere molto bene le partite, cercando di far capire per esempio che Ancelotti è un razionale come Allegri, però rispetto a Allegri che cosa ha? Che tutto sommato giocano di prima e giocano in modo particolare una zona un po' mista, quindi a volte giocano sull'uomo e l'altra volta giocano un po' a zona, quindi... perché hanno il dinamismo che noi non abbiamo ancora, perché noi ci troviamo con 6 o 7 al limite dell'area e non riusciamo mai né a subire una punizione né a tirare in porta, chissà perché, perché ci manca il dinamismo, la rapidità, la velocità, c'è solo Cristiano che lo fa con rapidità e velocità e qualche volta Paulino Dybala, un altro veloce rapido è Douglas Costa e l'altro è Cancelo.
Quando metti questi calciatori qui fai bella figura, non Mazzucchi, con tutto il rispetto, che per me ormai è un mediano, non è più una punta, è un centrocampista, è un mediano, mettilo lì e fai il mediano. Questo... Daniel, vuoi sottoscrivere quanto detto da Guglielmo su Mandzukic? Sì, dell'ultimo Mandzukic sicuramente sì, poi sai che io cerco sempre, per quel poco che posso capire, che posso, con cui mi posso esprimere, di leggere sempre la situazione. Io sono sempre convinto che le situazioni siano in continuo cambiamento, in continua trasformazione, quindi in questo momento sì, Mandzukic non è una punta, come sottolineava Guglielmo, anche se io mi auguro che possa ritornare ad essere il Mandzukic che tutti noi conosciamo, perché Mandzukic insieme a CR7 è il giocatore con maggiore personalità, e questo non lo dice Daniel Pisani come, come modesto opinionista, ma lo dice la storia. A Cardiff è lui che segna il gol del pareggio, e lo scorso anno, se a Madrid andiamo a far tremare il tempio del Santiago Bernabeu, lo dobbiamo a Mandzukic e ai suoi meravigliosi gol che ci portarono sulla piazza anche prima dei mondiali. Esatto, no, giusto, partitelle come, non proprio come le nostre che facciamo la domenica. Detto questo, però, il tema lanciato da Guglielmo so che sicuramente aprirà una breccia negli amici a casa sul tema Mandzukic, che non è stato neanche Mandzukic dentro o Mandzukic fuori, ma Mandzukic là in avanti ci sta, ci stiamo aggrovigliando intorno a questa soluzione, allontanando invece Dybala, che potrebbe essere più efficace sotto porta, avendo più spazi in cui inserirsi. Insomma, il dibattito è acceso. Io intanto vi faccio vedere i dati di Mandzukic stagionali. 26 presenze tra campionato e Champions, 9 reti, 6 assist, un gol ogni 234 minuti, che vuol dire ogni 2 partite e mezzo, ma anche 6 assist all'attivo. Non sono proprio dei dati così negativi, se non fosse che quest'anno forse la Juve, la Juventino più che la Juve, si aspettava un grande boost, un grande salto in avanti sulla fase offensiva. Guarda, io ho visto i dati complessivi dell'attacco divisi per giocatore, la cosa che mi ha colpito molto è che sono praticamente inverti. Diciamo, Cristiano Ronaldo ha qualcosa di più di Higuain, ovviamente sul parziale dei 6 mesi, ma sul rimanente Mandzukic e Dybala sono invertiti, cioè questi dati erano più o meno i dati di Dybala a metà stagione, forse aveva un gol 2 in più, un assist 2 in meno, mentre quelli di Dybala attuali sono quelli di Mandzukic dell'anno scorso. E è una trasformazione. La verità, Simone, è che i gol che non ci arrivano sono la trasformazione. No, dove voglio arrivare? Che ovviamente tutti noi vorremmo tutti degli attacchi esplosivi che fanno 20 gol a testa. Sì. Ma alla fine il complessivo del gol dell'attacco non è che non c'è. C'è. Non ci sono i gol dei centrocampisti. Si capisce. L'anno scorso avevamo i gol di Pjanic. 9 gol di Khedira. 9 gol di Khedira. Quest'anno ci stanno mancando. Ma io parlo anche rispetto ai club europei. Si capisce. Mediamente. Ed è questo. Perché? Perché... noi andiamo per caratteristiche, no, perché non abbiamo quella rapidità, quel dinamismo, non andiamo senza palla, senza palla, e questo è il concetto, non ci smartiamo mai senza palla, mai facciamo delle difficoltà e mai. Io ho visto una partita, non lo so, persino telefonato a mio figlio, ma sì, no, era inconsolabile, sì, no, era dico centrale, palla al piede, terzino in fascia sinistra, era liberissimo, di qua in fascia destra il centrale, il suo compagno o due, quello là libero, questo qua aveva una marcatura più o meno davanti, un calciatore un po' nascosto, il nostro, no, il centrale si gira e dà la palla a destra, ma dalla là a sinistra, libero. Sono questi errori che io a volte non capisco come sia possibile da calciatore di Serie A in questo momento. A proposito dei centrocampisti, Simone, flash, che poi andiamo in pausa veloce, abbiamo letto sotto Juve di un possibile ballottaggio Merchan-Bentancur per la maglia da terzo centrocampista. Ti chiedo, chi sceglieresti dei due per Napoli e chi sceglieresti dei due per Torino, ovviamente per Juve Atletico? In questo momento per entrambe le partite sceglierei Merchan. Pubblicità.
Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture in pronta consegna, super valutazione del vostro usato, fino a 2.000 euro anche se vale zero. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino. Scopri di più su autofrancia.it. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi. Moro! Non solo pizzoccheri della Valtellina, ma anche paste con grano saraceno. Un piacere nuovo in cucina. La pasta con grano saraceno ti mantiene in linea con meno carboidrati e più fibre naturali, con tante ricette diverse. Penne, fusilli e fidelin, una gustosa novità in tutti i supermercati e iper della tua città. Io sono Filippo. Anch'io sono Filippo, ma dopo un autotrapianto capelli con tecnica FUE. Questa tecnica monovulvare non è invasiva, non lascia cicatrici visibili e i risultati sono totalmente naturali e soprattutto permanenti. Istituto Elvetico Sanders, 800-283838. Eccoci qua in diretta. Mamma mia, devo dire che i messaggi sono di ogni specie e forma, molti anche severi. Io credo che nella severità, Simone, ci sia anche un fondo di delusione, no? Per quello che è stato visto in 90 minuti a Madrid, per le aspettative che sono state esplicitamente riposte su questa stagione. Però poi dobbiamo anche mettere i piedi per terra e sapere che l'Europa è questa cosa qui. Guarda, secondo me la definizione di Daniel è stata veramente indovinata quando dice: mentre il campionato italiano non è una competizione di episodi, che gli avversari vogliono far passare questa versione per giustificare le annate nere, la Champions, soprattutto da un certo punto di vista, è anche una competizione di episodi. Secondo me spesso l'audace, e l'apostrofo audace, viene premiato, il coraggio negli episodi spesso viene premiato. Noi in questo non siamo stati abbastanza coraggiosi, secondo me. E non lo dico solo per Madrid, te lo dico perché noi abbiamo comunque patito 3 sconfitte in 7 gare di Champions. Questo è un dato oggettivo, che non è un dato venuto in linea con una squadra che... Ma lasciamo stare il come. E beh, ma in società ti dicono: scusa, noi abbiamo perso in Svizzera? Sì, quanto, abbiamo perso, giusto? Sì. Ma sai quando abbiamo perso sui conti? 2,5 milioni. Lo so, è chiaro. E in società, non so se avete visto i bilanci ieri, sì, 2,5 milioni oggi? Interessano, come ieri se non di più. Quindi io sono sconfitte che prendo come sconfitte. Il dato dice ne hai perso 3 su 7. Ma ragazzi, non è che i calciatori vanno in campo, si alzano al mattino, stasera non voglio vincere, per fare dispetto alla società, non fargli guadagnare 2,5 milioni. Adesso per Io giudicavo la delusione del tifoso a un punto che alcune volte si è anche troppo severi. Chiaro. Troppo, molto severi. Esageratamente. Poi, guarda Rosy che ci scrive da Tripoli, immagino Rosy in Libia, nel caso ovviamente questo è il grande potere dello streaming che potete vedere in tutto il mondo, scusa Guglielmo. Voleva sapere, Rosy, perché i signori qui presenti in studio al mio fianco sono così affascinati da quel pseudo allenatore, considerando che la squadra non ha né un gioco, ma soprattutto non dà l'impressione di avere un'anima. Ma in Europa le guardate le partite? Beh, io dico questo, Rosy, mi limito solo a una tua considerazione. Se la squadra davvero non ha un'anima, allora è preoccupante. Mi preoccuperebbe di più, Simone, una squadra senza anima che senza gioco. Sono d'accordo. Ce l'ha l'anima la Juve. Ma ve l'ho detto prima. Ce l'ha assolutamente. Sì. Il riferimento mio, la determinazione all'anima è quello che... No, l'anima è ancora un'altra cosa. L'anima, chi sono i giocatori che danno l'anima a questa squadra? Chiellini? Mandzukic? Nonostante tutto io continuo a dire Bonucci. E Cristiano Ronaldo ovviamente. Poi c'è qualche giocatore con un po' meno di personalità che a volte sembra che quasi faccia fatica a dare quel qualcosa in più. Però cioè, non voglio pensare che questa squadra non abbia un'anima, assolutamente. Daniel, ti faccio... Io sai che sono il fingardo, ogni tanto metto il dito nella piaga, anche perché nel mio ruolo di conduttore lo devo fare. Hai notato che tra i giocatori anima della squadra, tra te e Simone, avete citato 4, nessuno di questi... E calcisticamente questo poi sul campo è un centrocampista che è il reparto anima di ogni squadra. Ma Matuidi, santo cielo, ma scusatemi, non considerate Matuidi. Hai ragione, anima, ma scusate, hai perfettamente ragione. Siamo,
La PD è un'anima della Juve, Daniel. Sì, sì, assolutamente. Non è un caso che abbia segnato anche lui pochi gol, ma gol pesanti, perché poi bisogna guardare non soltanto la quantità delle reti segnate, ma anche il tipo di reti segnate, la qualità. In questo Mandzukic sicuramente è un maestro, non è un goleador, però le reti che segna sono tutte pesanti, un po' come Morata, ecco, che è un giocatore che personalmente rimpiango e che personalmente secondo me poteva servire ancora prima dell'avvento ovviamente di CR7 alla causa bianconera. Il discorso anche secondo me del tifoso che rimane deluso, bisognerebbe un po' risentire anche le dichiarazioni che fa Cristiano Ronaldo quando viene presentato, gli chiedono ovviamente della Champions, anche perché viene acclamato a furor di popolo, c'ero anch'io quella mattina da semplice tifoso, portaci la Champions, questo è il primo coro che il popolo juventino fa quando Cristiano Ronaldo fa capolino all'ingresso dello stadio. Il discorso è che anche Cristiano Ronaldo parla di fortuna, probabilmente non per mettere le mani avanti, ma per ricordandosi i percorsi con il Real Madrid, perché il Real Madrid, non dimentichiamocelo mai, sì, non è che non ha vinto le Champions vincendole tutte, esattamente, con il Bayern Monaco arriva due volte secondo nel girone, tra l'altro. E vai a chiedere, Luca, a un tifoso del Bayern Monaco qualcosa relativamente a quell'incontro famoso dei quarti di finale, dove il Bayern Monaco subisce anche degli episodi arbitrali non propriamente fortunati. Cioè, certamente. Quindi la componente fortuna è essenziale. Con questo però io, almeno personalmente, non è che stiamo difendendo Allegri, stiamo cercando serenamente di analizzare i pro e i contro. Poi è chiaro che non è questione di offendersi, se le persone ci vedono come avvocati difensori non possiamo farci nulla, ma direi che abbiamo anche sai qual è il paradosso, Daniel? Questo lo racconto perché mi è capitato tante volte facendo questo mestiere di scoprire sempre le due facce, no? Allora, ci può essere la percezione che alcuni di voi qua in studio, insomma, magari siano, vogliano farla parte o a tutti i costi gli avvocati difensori di qualcuno, no? Poi tutti abbiamo i nostri gusti, abbiamo anche le nostre certezze e sono certezze relative. Il paradosso è che magari il diretto interessato a casa, mentre lo guarda, dice: ma quello mi attacca. Cioè, comunque, per quanto tu può sembrare che difendi una persona mentre esprimi un tuo pensiero, magari a quella persona, mi è già capitato, dice: però ce l'avevate con me. In studio dicevano tutti che ti difendevamo, e questo è il bello poi dell'esprimere le proprie opinioni. Per esempio Sergio, da Collegno, qua in provincia di Torino, dice: grazie, la liquida ancora in maniera diversa, grazie a mister Allegri per gli scudetti, ma adesso vado a provare nuove esperienze così finalmente potremo vedere qualche bella partita di calcio anche noi. Guglielmo salta sulla sedia. Sì, sì, vabbè, dai, ormai si esprime. L'hanno mollato, hanno mollato Allegri. Tipo. Sì, non lo so, io non penso che abbiano mollato Allegri, cioè criticato all'eccesso, pazienza. Massimiliano, io che ti conosco da tanti anni, ti ho sempre stimato anche in categorie inferiori, per come sei, come ti comporti e come riesci a preparare le squadre, abbi fiducia in te stesso, infondi questa cosa qua ai giocatori, fagli un lavaggio del cervello, fagli capire di intendere che bisogna avere quest'anima che tutti dicono, che poi è una questione di testa, quest'anima è la testa, l'anima è la testa, la volontà di fare, uno si può chiamare Mandzukic, l'altro Matuidi, l'altro Chiellini, eccetera, perché questi calciatori che hanno una sensibilità tecnica calcistica inferiore sopperiscono con questa volontà, e di conseguenza anche chi, ad eccezione di Cristiano, lo fa per sua natura, gli altri dovrebbero immedesimarsi in queste persone che sono meno tecniche, però alla tecnica sopperiscono con la quella che voi chiamate l'anima, io chiamo determinazione, forza, volontà, grinta, questo è. Allora, vi ricordo che faremo un'operazione intorno alle 18.15, riascoltiamo, vi faccio riascoltare, lo faremo perché domani poi parlerà di nuovo Allegri, ma noi dobbiamo sfruttare il suo contributo dopo la partita di Bologna, additata dai tifosi come l'esame finestra del fatto che la squadra non sta bene, è sfilacciata, che siamo arrivati in condizioni tra virgolette inadeguato a un momento chiave della stagione. Allegri ha le sue risposte, le riascolteremo. Intanto però dalla Gazzetta dello Sport due news. La prima è più
internazionale, ed è una curiosità che però voglio riportare anche qua sul discorso del calcio italiano, perché in Spagna la federazione ha annunciato che verranno tolte le partite del lunedì su richiesta dei tifosi, perché è più complicato andare allo stadio, perché se si paga l'abbonamento anche per le TV spesso è un problema vederla. Quindi stop alle partite di lunedì, chissà che poi anche in Italia non sono molte, là invece è una tradizione da diversi anni per le questioni di diritti TV. Le uniche squadre che non possono giocare il lunedì nell'accordo spagnolo sono Barcellona e Real Madrid, però le altre c'è sempre una partita del lunedì. Invece mi interessava di più quest'altra fronda, che è la fronda Icardi, la fronda Inter, perché informalmente l'Inter ha fatto sapere ai colleghi della Gazzetta dello Sport che Icardi, sì, ormai la situazione è insanabile, quindi andrà via, ma non verrà venceduto in Italia. Ci credete, Daniel? E se pensi che possa esserci qualcosa dietro con la Juventus? Ma guarda, io ormai non credo più a nulla in questo calcio che, come hai ricordato tu, riserva sempre delle sorprese. Pensiamo solamente al discorso CR7, ce l'avessero detto, anzi, o meglio, quando già cominciavano ad esserci le prime voci, abbiamo pensato che fosse la più grande barzelletta della storia del calcio, poi è diventato tutto realtà. Quindi, come è arrivato CR7, ormai non mi sorprende più niente, nessuno. Sono lontani i tempi in cui l'avvocato Gianni Agnelli diceva che alla Juve non sarebbe mai arrivato Maradona. Se lo diceva lui, bisognava sicuramente crederci. Per quanto riguarda la Juve, sappiamo perfettamente, non solo per le dichiarazioni di Vandanara, ma ci sono state altre testimonianze, che la Juve effettivamente ha cercato Maurito Icardi prima di arrivare a CR7. Io mi pongo soltanto una questione: Icardi secondo me è potenzialmente un giocatore estremamente valido e forte, ma perché non è così ambito da grandi club, e cito Real Madrid? Questa non è la tesi del suo manager, che dice, avete visto nella lettera, lui, chi l'ha letta, la lettera social, dice neanche troppo tra le righe, abbiamo rifiutato. Io non ci credo. Qualunque cosa per la maglia dell'Inter. Rimango sulla questione tecnica, ma anche su questo asse strano Marotta lì all'Inter, eccetera. Cosa ti aspetti, Simone? Ma io confermo. Ci può essere la Juve tra le interessate? Confermo che ci potrebbe essere la Juve tra le interessate, anche perché veramente non dobbiamo più stupirci di nulla. Io, ancora prima di Cristiano Ronaldo, e forse addirittura ancora più di Cristiano Ronaldo, mi stupì appunto l'operazione Higuain. Anche Higuain dal Napoli alla Juve ce la siamo dimenticata, proprio perché è arrivato Cristiano Ronaldo, ma fu un'operazione clamorosa e inaspettata. Sui Icardi, dal punto di vista tecnico, non ho nulla da dire. È un giocatore che segna, è un giocatore che può essere funzionale a un determinato tipo di gioco, perché è conosciuto poco all'estero. Forse perché ha giocato poco in Coppa. Esatto, solo forse quest'anno. Perché avendo giocato nell'Inter ha giocato poco nelle Coppe Europee. Insomma, tuo gusto lo prenderesti o no? Assolutamente sì. Ecco, me l'ha parsa. Guglielmo, è da prendere a 25 anni, è un affare, oppure è un boomerang, anche perché insomma è un personaggio particolare, di certo le sue caratteristiche sul campo le conosciamo bene. Se io dovessi prendere una punta, prendere quella del Tottenham, guardate cosa vi dico, quelle sono, costa il triplo, sia di ingaggio sia di caratteristica. Ma perché Kane è punta, è lui? È punta che partecipa, sa giocare, fa i gol. Questo qua è un contropiedista, è un po' opportunista, per il resto, ragazzi, scusatemi, ma io do il mio giudizio, io preferisco Chiesa, guardate cosa vi dico, se proprio bisogna prendere qualcuno veloce, rapido, che vada sui contropiedi e che sia un calciatore di manovra, prendo Chiesa, non Icardi. La Juve serve calciatori che sappiano destreggiarsi, che sappiano giocare, che sappiano partecipare alla manovra. Allora Perino si è schierato e dice no ai Cardi, sia Federico Chiesa. Simone Nasso dice, senza tirare in ballo altri, i Cardi, se soprattutto fosse un affare anche a livello economico, ricordiamo che il giocatore guadagna 4 milioni all'Inter, guadagna la metà di quanto guadagna il top ingaggio della Juventus, escludendo Cristiano Ronaldo, che ovviamente è fuori categoria. Mi manca solo più Daniel, chiudo il giro con te, l'ho aperto con te ma lo chiudo proprio sui nomi. Icardi, se fosse un affare,
Lo faresti o se no hai altre preferenze? L'affare l'avrei fatto a gennaio prendendo Piontek. Abbiamo visto come ha trasformato il Milan e dal Milan è andato via un certo signore che si chiama Higuain, non il primo attaccante che è venuto, che passava per la strada. Higuain è un grande giocatore, ma abbiamo visto come Piontek, oltre che essere un bomber secondo me fortissimo anche in prospettiva futura, stia trascinando letteralmente la squadra rossonera. Secondo me per 35 milioni che ad oggi in tasca mia mi cambiano la vita, ma nel mondo del calcio non sono nulla, sono noccioline, mi sarei preso questo rischio. Secondo me la Juve anche in fase offensiva con Piontek a fianco di Ronaldo sarebbe stata molto più pericolosa di quanto lo possa essere adesso. Insomma, avete visto, io ho chiesto di Icardi a Daniel Pisani ha parlato un minuto di Piontek, quindi sì, questo significa che Icardi non lo prenderebbe. Esatto. Riassumo così, faccio bene? È chiaro. Daniel, ho fatto un buon riassunto. No, hai interpretato perfettamente. E tu sei bravo a dribblare. Invece di dire, no, io non lo voglio questo qui perché non mi fido, perché comunque alla fine magari è un giocatore limitato, anche se noi abbiamo vissuto David Trezeguet, non per metterlo al fianco, ma che era un giocatore che non è che poteva venirti a dare una mano a centrocampo, gli toglievi il 50% del suo plus valore. Andiamo in pausa, 2 minuti, vi riaspetto, poi ci ascoltiamo Allegri, poi torniamo al dibattito, apro anche i telefoni. Gira, 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 grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat, Alfa, Lancia e Jeep in pronta consegna. Questo mese gli sconti sono davvero pazzeschi, pensate fino a 7.000 euro di sconto sulle autovetture nuove. Se cercate invece delle alternative alle autovetture nuove, Autofrancia ha messo a vostra disposizione oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero, Autofrancia vi fa lo sconto rottamazione fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. E c'è un'offerta questo mese veramente da non perdere, perché Autofrancia ha messo a vostra disposizione 5 Fiat tipo 5 porte, 1.4, 16 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi parliamo della versione più accessoriata in assoluto della Fiat tipo. Avete il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17, il bracciolo, avete veramente tutto. Nuova chilometro zero, non state sognando, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Quindi non mi resta che darvi l'appuntamento qui da noi, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi ricordo che siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Consultate il nostro sito www.autofrancia.it e veniteci a trovare qui da noi in Corso Francia 341. Vi aspettiamo! Dalla grande esperienza di Alubel nasce Alubel Point, primo centro specializzato in soluzioni per tetti e pareti, consulenza e vendita di prodotti innovativi per copertura, rivestimento e risparmio energetico, punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per gli amanti del fai da te. A Cornaredo, Alubel Point, tutto su tetti e pareti. Siete alla ricerca di un crossover compatto, il posto giusto è il gruppo Via Auto in corso Giulio Cesare 320 a Torino. Che cosa trovate? Honda HR-V nel nuovo restyling con un'offerta davvero unica a voi dedicata, a dei prezzi a partire da soli 19.900 euro, anche con anticipo zero, solo 301 euro al mese per 84 rate, e soprattutto vi diamo già compreso l'assicurazione furto incendio per 5 anni e la manutenzione per 3 anni già inclusa. La nuova Honda HR-V è qui che vi aspetta. Di nuovo in diretta, di nuovo a parlare ovviamente di Juventus con voi da casa. Vi ricordo anche il numero di telefono 011 198 89 829. In questa seconda parte, nella quale riascolteremo anche l'ultima uscita pubblica di Massimiliano Allegri, cioè dopo l'1-0 di Bologna, siglato, pensate, in un'ora e un quarto di diretta non l'abbiamo mai nominato, questo è indicativo. Sì. Da Paolo Di Bala.
perché non l'abbiamo mai nominato? Si fa fatica. Non era mai successo che in un'ora e un quarto non fosse nominato Paolo Dybala? Diciamo che ultimamente si fa un po' fatica a nominare i giocatori, si sta nominando solo l'allenatore, anche forse per questo. Sì, certamente avremo bisogno anche del miglior Dybala contro l'Atletico Madrid. Tanti dicono, vabbè, quest'anno stiamo vedendo un Dybala ovviamente ridimensionato alla posizione in campo rispetto allo scorso anno che giocava in un'altra posizione. Io penso che comunque a questo Dybala manchi un pizzico di personalità, e la personalità è indipendente dalla posizione dal posizionamento in campo, dalle partite. Io spesso ho visto un Dybala sparire in partite veramente importanti. Tu non lo schiereresti titolare per l'Atletico, vero? Forse no. Tu non guardarmi così, io lo tu giocherai, tu perché sei il più furbo di tutti, sì. Tu giocheresti in 15. No. Così la vinci. Io giocherei 5-0. Un 3-5-2, un 4-2-4, guarda, vado all'eccesso. Senza Mandzukic. No, anche con Mandzukic fuori Dybala. Quindi però se è un 4-3-1-2, allora sì, Dybala. No, hai idea, allora, scusa, perché se no mi perdo. Sì. Tu hai detto 3-5-2. A 3-5-2 chi lasci fuori davanti? È chiaro, Dybala. Allora, dai. Ma Dybala per questa situazione dei calci in area, dei corner o qualche calcio di punizione contro questi qua, bisogna che ci sia qualcuno che salti, non basta Chiellini e Bonucci, che poi saltiamo. Una cosa che ho notato, una volta ti insegnavano a colpire di testa in maniera che andasse diritto, ora cercano sempre, non lo so, o colpiscono pur di colpire, senza mai, o non hanno il tempo materiale di... Cioè, sì, che la palla è anche più veloce. È anche più veloce, è chiaro, rispetto agli anni miei, però allora i difensori o anche le punte saltavano, ti insegnavano a fare tu dici adesso ci sono mille carambole schizzate, pare che va per terra, l'altro dorme, l'altro faccia lui intanto che la prende, sempre così, sempre che si può. Devo dire che noi anche qualche gol che abbiamo fatto noi quest'anno è stato generato da situazioni vabbè, cioè, non è che solo è un po' generale e per contraddire il buon, a me dispiace contraddirlo Daniel, ogni partita è fatta da episodi, non solo quelle della Champions, ogni partita di campionato. Sì, Guglielmo, però in campionato li puoi rimediare, almeno questo è il mio punto di vista. Ma è chiaro, il campionato dura... In Coppa tante volte ti sono fatali. Dura 40 partite il campionato con te, quindi... Daniel, mi manca la tua però, Dybala contro l'Atletico lo metteresti negli 11? Dipende dalla... non ti sto aggirando lo stacco, sì, faccio questa premessa. No, sicuramente dalle condizioni di Mandzukic. Se Mandzukic lo recuperiamo fisicamente, psicologicamente, secondo me non è da recuperare perché è veramente un animale da partita importante, animale tra virgolette, ci mancherebbe altro, giocherei anch'io con Mandzukic. Se invece Mandzukic fisicamente è così a terra, allora a quel punto lì, insomma, per fartela breve, se Mandzukic è ok, anch'io giocherei senza Dybala. Aldo da Boves, a me Allegri piace come uomo, ma non come allenatore. Se dopo anni diciamo che deve ancora infondere l'anima, allora parliamo di altro. L'anima la faceva sputare Conte, la fa sputare il Cholo Simeone, ma noi abbiamo bisogno di un allenatore che faccia giocare la squadra, mentre continuiamo a far girare la palla dando sempre il tempo agli avversari di piazzarsi. Ma non solo, è qua, volevo arrivare, abbiamo bisogno di giocatori rapidi a centrocampo, in difesa, e su Bonucci scusate. Ma io non l'ho mai sopportato già prima di andare al Milan. E ora è diventato patetico. Caldara ci farà piangere quando riuscirà a dimostrare il suo valore. Ora, qua siamo all'azzardo più totale, anche perché Caldara ha mille peripezie, eccetera. Però, Bonucci vero, quest'anno l'abbiamo visto poco. Non è difensore. Le due partite con Manchester mi è piaciuto. Però il vero... Io non ho visto un Bonucci... insufficiente, no. Però ho visto un Bonucci che non è lui, non è difensore, ancor meno difensore. No, cioè, scusatemi, forse mi ripeto. Cioè, un calciatore come Bonucci deve avere due capacità di interdizione e capacità di impostazione.
lui in questo momento tenta di fare bene l'impostazione. L'interdizione non è pane per i suoi denti, lui è elegante, bello da vedersi, se è supportato riesce più o meno a raddrizzare la china, se non è supportato, come succede a volte, non è un macigno, ecco, non è un Chiellini, tanto per fare degli esempi, un calciatore, un Rugani, un Benatia, un Manolas, uno Skriniar, fatemeli dire tutti, insomma, sono tutti più... Allora, andiamo in pubblicità, a rientro ci riascoltiamo Allegri, il discorso su Bonucci, se è il caso, se da casa volete esprimervi, lo riprendiamo, un flash, secondo Don Balon, che devo dire, negli ultimi sei mesi, ma l'ultimo anno non ne ha acchiappata una, neanche sotto tortura, scambio Isco Saà e la Juve a bocca asciutta. Sapevate che era uscita questa storia di Saà, Dybala, Isco alla Juve per Dybala, insomma noi Dybala no, ce lo teniamo e questi si fanno lo scambio Isco Saà. Vabbè, fare il rischio di Dybala, gioca la Isco, no, gioca così adesso, gioca come Isco, Dybala. Questo è stato il tentativo di Allegri fin qui. Eh sì. Pubblicità. Moro! Non solo pizzoccheri della Valtellina, ma anche paste con grano saraceno. Un piacere nuovo in cucina. La pasta con grano saraceno ti mantiene in linea con meno carboidrati e più fibre naturali, con tante ricette diverse. Penne, fusilli e fidelin, una gustosa novità in tutti i supermercati e iper della tua città. Io sono Filippo. Anch'io sono Filippo, ma dopo un autotrapianto capelli con tecnica FUE. Questa tecnica monobulbare non è invasiva, non lascia cicatrici visibili e i risultati sono totalmente naturali e soprattutto permanenti. Istituto Elvetico Sanders, 800-283838. Volevo sapere quali erano le consegne per Bernardeschi, un giudizio sulla sua prestazione e se, adesso che torneranno poi gli altri centrali col tempo che Dira, Emre Can, possiamo rivederlo in quella posizione. Bernardeschi ha fatto una buona partita da mezzala, diciamo mezzala terza attaccante. E per quanto riguarda quando rientreranno gli altri, che Dira prima di un mese non lo vedremo. Emre Can oggi aveva la squalifica, quindi domenica sarà a disposizione, però oggi era una partita da giocare in questo modo, visto che avevo solamente due centrocampisti, perché Pjanic non stava benissimo, e sono contento di quello che ha fatto, così come sono contento di quello che ha fatto la squadra, perché comunque è inutile negare, un po' di scorie dietro ce l'avevamo, perché la partita di mercoledì ce l'aveva lasciate, quindi oggi era una partita molto pericolosa contro un Bologna, che ha fatto una bella prestazione sotto il punto di vista fisico, tecnico, anche mentale, e abbiamo controbattuto colpo su colpo fino a trovare il gol. E il Bologna è stata la squadra che ha tirato più in porta o verso la porta in questa stagione nei confronti della Juve, invece l'Juventus, se non ho visto male le statistiche, è la partita in cui ha tirato meno volte in porta. Questo fa parte delle scorie di Madrid o invece è un campanello d'allarme su un gioco che magari si è un attimino perso per strada e servono dei correttivi? Grazie. Non è assolutamente un campanello d'allarme, solamente che con tutto l'impegno del mondo non è negabile che oggi la partita ci fosse un po' di preoccupazione, perché comunque quella del mercoledì ci ha lasciato delle scorie. Non se ne negarlo, contro un Bologna che ci ha dato del filo da torcere, però poi dopo la squadra il secondo tempo è andata un po' meglio, abbiamo avuto le situazioni dove potevamo essere più precisi nei passaggi, così come nel primo tempo bisognava coprire più la zona centrale vicino all'area e abbiamo concesso un po' di tiri in porta. Lei dopo Madrid aveva detto che comunque in una prestazione generale negativa la prestazione individuale di Cristiano Ronaldo era stata una delle migliori della stagione, perché l'aveva visto molto vivace. Possiamo dire che invece oggi è stata una delle peggiori di Ronaldo? Il primo tempo secondo me ha fatto
meglio del secondo, però la partita poi si era un po' incancrenita, non riuscivamo a giocare, non riuscivamo a portare la palla vicino all'area. Il primo tempo si è messo molto a disposizione la squadra, bisogna capire i momenti. Oggi era una partita così e ci siamo adattati giustamente da squadra intelligente, soprattutto con un obiettivo in testa, che è quello di voler arrivare allo scontro diretto. Vediamo cosa fa Napoli, comunque a più 13, mantenere il vantaggio, perché comunque abbiamo a vincere ancora 7 partite. Le chiedo se Cancelo è un po' in ritardo di condizione. Grazie. Ma non è in ritardo di condizione. Cancelo oggi l'ho fatto giocare alto in quelli di centrocampo per dare ampiezza. Un conto se gioca 20 minuti in quel ruolo, come è successo a Roma con la Lazio. Un conto se deve giocare tutta la partita, perché non è abituato. Non è che i giocatori si mettono in posizione e si abituano in un giorno. Da terzino ha fatto meglio, perché vede più campo, perché i tempi di gioco sono diversi. Da esterno alto ci deve essere abituato, deve stare largo, deve venire dentro il campo, e lui su questo, non essendo abituato, fa un pochino più fatica. Mister, lei ha più volte detto nel corso delle sue stagioni alla Juve che l'importante è arrivare a marzo in una condizione atletica brillante, perché poi si entra nel vivo della stagione. Ecco, la condizione atletica attuale della squadra la preoccupa un po', perché ci sono diversi giocatori che, almeno personalmente, mi sono sembrati in difficoltà tanto mercoledì quanto oggi. Grazie. Allora, mercoledì è stata una partita non di grande intensità, perché comunque l'Atletico, contro l'Atletico non fai partite di grande intensità, fai partite di scontri fisici, che è una roba diversa. E oggi la squadra, alcuni sono in buona condizione, altri meno. Ma perché? Perché Bonucci già oggi ha fatto una partita migliore di quella di mercoledì e quella dei precedenti. Perché? Perché veniva da 15 giorni stop. Chiellini a Madrid aveva giocato la seconda partita. Pjanic è una settimana che tra tosse, raffreddore, influenza, con stampiedi. È normale che c'è bisogno di un po' più di giorni, un po' più di tempo. Prima della partita mercoledì è mancato che dire. Oggi Betancourt ha fatto una buona partita, anzi molto migliore di quella fatta a Madrid come intensità. La squadra sta bene, io sono sicuro che arriveremo al 12, non so se giocheremo bene, non so se passeremo il turno, sicuramente in condizioni fisiche ottimali. Scusa, volevo chiedere se il posto fisso di Mandzukic ogni tanto è in discussione o se non si discute, perché mi sembra un po' ogni tanto che faccia fatica, e la coppia di Bala Ronaldo assieme davanti forse l'abbiamo vista solo una volta tutta la stagione. Una volta credo di più, perché Mandzukic è stato fare un mese una volta e un mese un'altra volta, hanno giocato molto insieme. E? No, non ho detto assolutamente questo, ma Mandzukic è un giocatore innanzitutto sulle palle inattive. Anche oggi a un certo punto ha tolto una palla su un calcio d'angolo, su una punizione molto pericolosa, e poi dopo il secondo tempo il centravanti l'ho spostato a sinistra, perché comunque noi un centravanti ce lo dobbiamo avere. Con Mandzukic o Ken, uno con le caratteristiche come quelle di Mandzukic, con quello che è, ti ha impegnato sicuramente la difesa. Poi non è un giocatore di manovra. Cioè, anche ora se no, se si pensa che Mandzukic diventa un giocatore di manovra, no. Però nel movimento e la quantità è un giocatore importante. Poi ci sarà il momento in cui starà fuori. E mister, in definitiva, qual è la cosa che le è piaciuta di più della sua squadra, oggi sicuramente più concreta che brillante? La vittoria, perché dopo alla fine... Oggi è una partita molto a rischio dopo la partita di mercoledì, e non facendo il risultato oggi rischiavi di andare a Napoli con loro magari a 10 punti, e quindi poteva succedere di tutto. Quindi oggi era una partita che ti dava perlomeno la sicurezza di poter andare a giocare a Napoli con lo stesso vantaggio immutato. Mister, buonasera. Dopo questi 90 minuti ridirebbe ancora la frase "se giocassimo subito contro l'Atletico perderemo di nuovo"? No, sono ancora più convinto che se giocassimo mercoledì sicuramente, innanzitutto, non avremmo vinto oggi, perché la testa ce l'avevi a mercoledì, invece a questo momento era più importante il gioco. E poi dopo abbiamo bisogno di tempo per smaltire
per trovare la condizione fisica buona, ottima di alcuni giocatori per poter lavorare. Ora abbiamo una settimana, poi abbiamo altri 5 giorni prima dell'Udinese e poi avremo Madrid, cioè Madrid, Torino contro l'Atletico. Mi sarei parlato di tutto, posso chiedere l'ultima cosa, non calcistica, ha parlato, ha spiegato moltissimo. Molto silenzio questa, allo stadio da parte dei tifosi juventini, una sorta di sciopero per il caro biglietti. Lei cosa pensa di questa situazione in cui magari i tifosi fanno tanti chilometri, poi devono pagare 40-50 euro per andare in curva? E volevo sapere una sua opinione, insomma, su questa cosa qua di, del caro prezzo del calcio per i tifosi. Queste non sono cose che mi riguardano, perché sicuramente ha capito, ma non conosco le argomentazioni. È normale che la Juventus sia com'è? Ma non conosco le dinamiche, non conosco, cioè non sono al corrente delle, non posso argomentare, non posso rispondere assolutamente. Grazie. Prego, buonasera. C'è Guglielmo che borbotta, ma su quest'ultima domanda relativa ai biglietti. Sì, ma dai, cosa può un allenatore a sapere qual è la situazione tra tifosi e società? No, mi aspettavo, ma devo dire che poi in realtà la domanda è un po' degenerato nel senso che è andata a essere poi molto specifica. Dall'inizio della domanda mi aspettavo che Allegri potesse dare una risposta del tipo: Simone, beh, i tifosi, insomma, la pensino come la pensino, ma il 12 si canta, si trascina, no? Poi devo dire, pian piano la domanda è andata nello specifico, Allegri ha fatto giustamente un passo indietro, credo, perché poi su quei dettagli davvero bisogna sapere di cosa si sta parlando, e anche se lo si sa è giusto che ne parli la società. Infatti probabilmente proprio questo è il motivo per il quale Allegri ha preferito non dire nulla. Allegri è una persona super competente, parla solo di cose di cui sa, cioè che conosce. Dobbiamo ritrovare la condizione fisica, aveva detto Allegri dopo Bologna. Si riferiva, secondo te Daniel, alle situazioni così così, la febbre di Pjanic, la botta dell'altro, oppure secondo te c'è proprio un discorso più ampio, che lui ha visto la squadra più giù di quello che immaginava proprio sulla gamba? Sì, ha voluto nuovamente ribadire questo concetto, che se avessimo giocato già la settimana successiva saremmo stati sicuramente eliminati. Io francamente non dico che la vedo come una resa, però la vedo come una preoccupazione eccessiva. In questo momento l'allenatore deve essere anche un ottimo psicologo e deve tenere sul morale della squadra. Quindi secondo me Allegri non ha fatto benissimo a ribadire questo tipo di concetto. È libero di pensarlo, ci mancherebbe, lui ha in mano le redini della situazione, se lui ha percepito questo. Quindi c'è anche se lo pensi non dirlo. Esatto. È quello che volevi esatto, dire. Esatto. Simone? Sì, in effetti hai fatto apparire una situazione di debolezza, senza ombra di dubbio. Campione al microscopio, pensate, ci sono anche le università che studiano Cristiano Ronaldo, l'Università di Leuven in Belgio arriva a sostenere CR7, è così un talento a sangue freddo, e ci sono spiegazioni scientifiche perché è un fenomeno in base ai dati in loro possesso, mentre l'esatto opposto suo, cioè condizionabile dal contesto, è Neymar, giocatore dei grandi picchi, ma che il contesto condiziona sotto il punto di vista psicologico. Sono stati studiati anche i profili di Kun Agüero e di Suarez del Barcellona. Insomma, tutta questa cosa qui la vogliamo vedere in una notte. Ecco, un altro centro. No, non quella di domenica, cioè con tutto il bene, se vuole anche deniziarci domenica, ben venga. Chiaro. No? Sì. Chiaro. Parlo di Cristiano Ronaldo. Sì, no, ma va bene, io non lo discuto, ma scherziamo, stiamo qui, è positivissimo sotto tutti gli aspetti, per l'età che ha, non c'è critica, anche se ha giocato sottotono a Bologna non c'è critica da fare a un calciatore del genere, scusatemi, seguitelo quando gioca, si dà anche da fare, poi chiaro, a volte in un contesto anche lui viene preso nel marasma di questa leggerezza, superficialità che ti coinvolge, ma ti viene spontaneo, ma se coinvolgono 10 altri, io che faccio l'11, perché mi devo vado anch'io, questo viene automaticamente. Però tutto sommato anche Allegri, quando ha risposto così, ha cercato di essere
onesto, sincero, razionale, se avessimo giocato il mercoledì, bon, ciao Ninetta, quindi, ma perché? Perché, come ho detto prima, è la settimana che ha sottolineato molto importante, che è quella che porta dopo Napoli all'Udinese, quella è importante. La preparazione di quello. Intanto si è fatto vivo sui social Cristiano Ronaldo, trabajo feito, immagino significhi lavoro finito per oggi, questa è la casa torinese e questo è Ronaldo con un Rolls Royce bianco, andava a fare la spesa, no, non lo so, comunque immagine eloquente, giornata assolutamente primaverile come avete potuto notare dalle immagini. Qui a Torino, non solo oggi, da diversi giorni, quindi condizioni anche migliori climaticamente per allenarsi, perché alcune volte in questo periodo puoi anche far fatica ad allenarti, e a Torino se c'è neve, ghiaccio, pioggia, eccetera, invece la situazione ideale, ci ha ricordato Ronaldo, tra un minuto ci ritroviamo. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta. Cooper Job S.p.A. è un'agenzia per il lavoro generalista e disintermediazione con una piattaforma domanda-offerta per aziende e lavoratori totalmente gratuita. È web TV autogestita, autoprodotta dai lavoratori e aziende. È la prima public company aperta a tutti senza costi di transazione. Per informazioni www.cooperjob.it. L'acqua minerale Maneva pH 8, come la frutta e la verdura, può favorire il mantenimento del pH naturale del tuo organismo. E il tuo metabolismo sorride. Maneva pH 8, pH alcalino. E allora salutiamo e ringraziamo che deve rientrare nella sua Lombardia Daniel Pisani, lo ritrovate domani su Top Calcio dalle ore 12:30 su Top Calcio 24, venerdì prossimo su Top Planet. Grazie Daniel. Grazie a voi Luca, un caro saluto a tutti. Benissimo, noi siamo qua però ancora belli al completo in studio con Simone Nasso, con Guglielmo Perino. Ho cambiato la declinazione del titolo, riusciamo a non pensare all'Atletico? Probabilmente no, che vi sto chiedendo. Pensiamo a Napoli domenica, andiamo avanti in campionato, incominciamo a caricare le pile a Napoli, ecco, poi tutto va, carichiamo di fiducia come diceva, esatto, Simone, esatto. Prendiamo la chiamata da casa anche, pronto? Caduta la linea, benissimo, il più fortunato è il prossimo, devo dire che, vedo che c'è già in coda qualcuno, devo dire che vi ricordo ovviamente l'appuntamento ancora fino alle 18.55 qui in diretta con noi, ci ritroviamo in diretta da lunedì alle 10:30, ma tutto il weekend di calcio sui canali Top Calcio, Tele Lombardia, Videogruppo in Piemonte, pronto? Pronto, sono Renato da Piacenza. Renato? Benvenuto in studio, ti ascoltiamo forte e chiaro. Sono molto emozionato perché è la prima volta che riesco a prendere la linea. Ci fa piacere, prego, ti ascoltiamo. Io vorrei far notare una cosa che avete già detto voi. Praticamente la partita contro l'Atletico Madrid, sì. Bonucci ha commesso una leggerezza da giocatore dilettante, perché se voi osservate nell'azione, Bonucci cade per terra quando viene toccato il viso e poi guarda l'azione sperando che l'arbitro fischi il fallo. Perciò questo è un errore che un giocatore come Bonucci non deve commettere, perché lì è fatta la chiave della partita. Io aspetto la risposta dei tuoi ospiti se condividono la mia idea. Grazie. Ma scusami Renato, sì, in generale, cioè in generale su questi 6 mesi dopo il ritorno, a prescindere o comunque non fermandosi su quell'episodio che citavi, che voto dai al ritorno di Bonucci finora? Sinceramente
non do la sufficienza. 5.5. Sì, scarso. Scarso. Grazie Renato, grazie. Vedo che sentivo, ascoltavo, intravedevo Guglielmo che ti dava ragione. L'ho detto sulla prima. Leggerezza. L'ho detto prima, se vi ricordate, l'ho descritta. Guglielmo, tu fai parte della generazione, devo dire, saggia, di coloro che quando insegnavano calcio al difensore dicevano sul calcio d'angolo. Ricordati che se deve cadere uno per terra è sempre l'attaccante. Non è mai il difensore, nel corpo a corpo, è giusto? Questa lo sapevo. La regola. Lo immaginavo. Per quanto riguarda la difesa, Simone, sappiamo di poter contare, se nulla accade ovviamente, su Giorgio Chiellini. Sappiamo che non ci sarà Alexandro, parlo ovviamente di Juve Atletico. Diamo per scontato che 15 sarà Cancelo da quarto basso, da terzino. Sì, penso proprio di sì, anche perché abbiamo un bisogno disperato di Cancelo, del miglior Cancelo, ed è un giocatore che può saltare l'uomo, che può far saltare gli schemi dell'Atletico, è uno appunto di quei giocatori che ci serve, che è indispensabile per un'eventuale rimonta. E tu comunque lo schiereresti terzino? Sì. Anche io. È molto, molto, uno dei più forti terzini destri che io abbia visto in Juventus. Però deve giocare terzino, e che sia, e che inventi, che faccia, che salta, che mette in mezzo queste palle come sa mettere, e che prenda un po' di dinamismo in più e cattiveria, perché a volte la cattiveria la usa nella sua zona, nella sua in vicinanza della propria area, lì è sbagliato. Cattiveria anche più avanti, più sul centrocampo, perché prendiamo troppe punizioni, signori miei, troppe. A sfavore. A sfavore. Noi ne battiamo una, due, gli altri ne battono sempre 4-5. Come si fa? Queste cose, e poi ci comportiamo come si è comportato Bonucci o come abbiamo preso il secondo gol. Allora, in generale Bonucci potrebbe essere in un momento anche di poca fiducia, secondo Vito, perché ha bisogno di giocare con due marcatori puri. Altrimenti, se lui fa il secondo marcatore, va in difficoltà. Ci aggiungo anche la tesi, dentro questo ragionamento, da parte di qualcuno che dice: oltretutto, da ultimo, anche in costruzione, non avendo pressione sempre l'uomo, e se lui può ragionare, davvero hai un regista aggiunto. Sì. Quest'anno questo lato di regista aggiunto di Bonucci è mollato un po'. Ricordo quel lancio per il gol di Ronaldo. Quello per Dybala. Boys. Tutte e due in Champions. Esatto. Ma ne fa troppo pochi e sempre tituba. Ecco. A volte mi sembra titubante, insomma, ma prendi coraggio. Poi noi critichiamo Rugani, prendi, dai, svegliati, eccetera, ma anche lui a volte è un giocatore della sua esperienza, con questo suo modo elegante di lanciare, a volte esagera, fa dei lanci fuori misura. Cioè, ecco che cosa volevo dire: se non ci sei con la testa a fare le cose, fai degli errori madornali a giocare a calcio. Devi essere pieno in te di cosa stai facendo. Il calcio è anche cervello. La Juve potrebbe recuperare la difesa 3 all'improvviso, si capisce, 3-5-2, chiedo Simone. Contro l'Atletico la vedo dura, nel senso che è veramente parecchio tempo che non la stiamo provando, e nel giro di 10 giorni, nella partita attualmente la più importante della stagione, speriamo ce ne siano di più importanti andando avanti, però in questo momento la più importante, forse sarebbe un azzardo eccessivo. L'avessimo giocata là col 3-5-2. Alberto da Parma ci fa uno spiegone. Io sono focalizzato sul ritorno con l'Atletico. A Napoli mi gusterebbe molto vincere, ma come tanti juventini la mia malattia adesso è la Champions, in merito alla quale però sono depresso, scusatemi, in tanti messaggi. Ho ricordato, 63 anni, ne ho viste di tutte e di più. Primi anni 60 Sivori non aveva capito l'importanza della Coppa Campione, il mercoledì non si impegnava. Durante il primo periodo di Trapattoni siamo usciti tante volte al primo turno. Faceva entrare Prandelli per perdere minuti, sai che strategia. Nel 78 usciamo in semifinale con Bruges, allenatore Appel, una delle eliminazioni più brucianti che io ricordo, e ci fa tutta la lista. Infine, tornando all'attualità, abbiamo diversi giocatori con poca personalità: Dybala, Alexandro, Pjanic, De Sciglio. Se il pallone va dove va, bene, se no, ciao, buonanotte. Scusatemi,
per la pubblicità, e questo è un messaggio anche simpatico, ma devo prepararmi psicologicamente. Allora si è sfogato sulla tastiera andando a ripercorrere i traumi, e io dico sarebbe anche il momento di ripercorrere no, i momenti belli. Lo contraddico su Sivori. Sivori, quando c'è la Coppa Campioni, ad eccezione del Wigner, che abbiamo preso 7 gol, quando ha giocato contro il Real Madrid ha fatto il gol a Madrid, e qui a Torino ha fatto vedere i soci verdi, insomma. E anche quando abbiamo fatto lo spareggio a Parigi, l'arbitro all'epoca lì ci ha rovinato, per cui, però Sivori in Coppa ha fatto vedere di che pasta era. Quindi contraddico, insomma. Sì, 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 sì. Un altro amico da casa, pronto? Pronto? Ciao Luca, buonasera, sono Rosario da Napoli. Ciao Rosario. Buonasera a te e tuoi ospiti. Juventinissimo, Luca. Sì. Prego. Allora, Luca, io voglio dire una cosa. Prego. Noi in questo periodo, invece di criticare così tanto la Juventus, porca miseria, che è vero, a Madrid ha fatto una partita brutta, schifosa, ok, però ora basta, ora dobbiamo stare tutti uniti e gli dobbiamo fare un mazzo così a questi qua all'Atletico. Quindi Luca, poi secondo me ci sono due tipi di tifosi: il tifoso che dice vabbè, abbiamo giocato male, facciamo le giuste critiche, eccetera. Poi c'è un altro tipo di tifoso che dice te l'avevo detto io Luca, voglio dire una cosa. Allora, questi tifosi che dicono te l'avevo detto io, il giorno 12 marzo, per cortesia, non andate allo stadio, è la partita a casa, non me la vedete, guardatevi un'altra cosa, guardatevi a Rocco Siffredi, guardatevi a chi casci da voi, ma non vi guardate la Juventus. Quindi Luca, cortesemente, siamo uniti, perché un messaggio di battaglia, di convinzione, di positività. Luca, è un momento particolare. Luca, è un momento particolare. Bene, la Juve ha giocato male. Senti, ma visto che tu sei di Napoli, per domenica, qual è il messaggio per domenica? Perché quello che hai dato tu è il messaggio per il 12, credo. Luca, sì. Allora, Luca, per domenica, i tifosi del Napoli possono stare anche a meno 40 punti dalla Juventus, ma quando arriva la Juve è guerra. Qui le radio napoletane